mare. Niște scurte întrebări, adică cu privire la lecția pe care l-am studiat anul acesta. Am avut un pic cam lungi, dar o zic că Dumnezeu să fie glorificat și lăudat și Domnul să binecuvinteze. Suntem un pic emoționați, dar trece și peste asta, nu? Amin. Și întrebările vom pune limba italiană. Allora, cari bambini, cari alunni, quest'anno abbiamo studiato parecchio, no? Adesso vogliamo vedere con cosa siamo rimasti, no? Sappiamo che nel principio abbiamo studiato la Divina Trinità, no? E vorrei sapere perché usiamo la parola Trinità quando parliamo di Dio, bambina? Perché Dio è un unico in tre persone. Romina, cosa significa il prefisso tri? Il prefisso tri significa tre. Potresti dirmi quali sono le tre persone della Trinità? Le tre persone della Divina Trinità sono il Dio Padre, il Dio Figlio e il Dio Spirito Santo. Potresti dirmi qual è il compito di Dio Padre? Il compito di Dio Padre è darci l'amore. Chi mi può dire qual è il compito di Gesù Figlio? Il compito di Gesù Figlio è che è morto per noi. Quindi ci ha salvati dal peccato. Il compito dello Spirito Santo? Il compito dello Spirito Santo è starci vicino e soccorrerci ogni giorno. Bravissimo. Adesso vorrei sapere chi è l'unico vero Dio? Ilaria? L'unico vero Dio è il Dio vivente. E tutti gli altri dei di quali abbiamo sentito, come sono? Sono veri o falsi? Falsi. E perché sono falsi? Perché sono stati creati dall'uomo. E potresti darmi un esempio di un falso Dio? Buddha. E perché è falso? Perché è stato creato dall'uomo. Parla? No, non parla, non fa nessun movimento, no? Rimane lì e basta, no? E diciamo, possiamo crearci il nostro proprio Dio falso? Nel nostro cuore, nella nostra vita? Sì, no? Per esempio il calcio, la musica, o che ne so io, no? Un videogioco, no? Potrebbe essere il nostro Dio, no? Come deve essere il nostro Dio nel nostro cuore? L'unico sopra tutte le cose, no? Va bene. Adesso vorrei sapere le caratteristiche che rendono il nostro Dio unico e vero. Rachel, potresti dirmi? Sono quattro caratteristiche che rendono Dio l'unico, Dio eterno. E non ha avuto un inizio, né avrà una fine. Dio onnisciente. Il Signore conosce ogni cosa. Dio onnipotente. Soltanto Dio potente può chiamare per nome e collocare tutte le stelle nel cielo. Dio onnipresente. Non possiamo fuggire dalla presenza di Dio, perché Dio è ovunque. Va bene, bravissima. Adesso vorrei sapere, Beni, in quali modi possiamo lodare Dio? In quale modo puoi lodare Dio? Tu, in quale modo lo puoi lodare? Pregando, cantando e leggendo la Bibbia. Bravissimo. E poi abbiamo studiato che il nostro Dio è creatore, no? E vorrei sapere cosa ha fatto Dio, cosa ha creato, in quanti giorni ha creato Elisa. Il settimo giorno cosa ha fatto? Niente. Si è riposato. Ecco, mi puoi descrivere questi sei giorni? Primo ha creato la luce, secondo il cielo e il terzo il mare e la terra. Ok,
Il quarto giorno creò la stella, la luna e il sole. Il quinto creò il cielo, pesci e uccelli. Il sesto giorno cosa ha creato? Chi? Chi è stato creato? La donna e l'uomo. Bravissima. E adesso vorrei sapere da Emma in che modo in che modo possiamo mostrare a Dio che la sua creazione è importante per noi? Rispettandolo ed essergli riconoscente. E una domanda così anche per voi, no? Oltre che per illuminarci il sole e la luna, cosa servono? Sì, per sapere i mesi, i giorni e le stagioni. Bravissima. Poi sappiamo, abbiamo studiato le regole che dobbiamo rispettare. Sappiamo che quando andiamo a scuola, no? Dobbiamo rispettare alcune regole, no? Quando andiamo per strada, dobbiamo rispettare le regole. Diciamo, se il semaforo è rosso, si attraversa o no? No. Quindi anche Dio ci ha dato delle regole quali dobbiamo rispettarci per andare dove? Nel cielo. E per vivere una vita? Serena. Come deve essere la nostra vita? Serena. Bravissimi. Allora, Andreas, cosa fecero gli israeliti per prepararsi all'incontro con Dio? Si purificarono, lavarono i propri vestiti, si tennero lontano dalla montagna e ascoltarono il suono della tromba. E che cosa accadde quando Dio visitò gli israeliti sul monte Sinai? Quando Dio visitò gli israeliti, una nube ricoprì la montagna. Ci furono lampi, tuoni, fulmini e suoni di tromba. Bravissimo. Allora, Rafi, vuoi sapere in che modo possiamo prepararci per incontrare Dio in chiesa? Essere puntuali, chiedere perdono a Dio, pregare, avere un'attitudine rispettosa in chiesa e anche verso Dio. Bravissimo. Sappiamo che Dio diede a Mosè i 10 comandamenti. Vorrei sapere quali sono questi 10 comandamenti. Primo, non avere altri dei. Secondo, non farti immagine alcuna. Terza, non pronunciare il nome di Dio in vano. Quarta, onora il giorno del Signore. Quinto, onora il giorno, no, onora tuo padre e la tua madre. Sesto, non uccidere. Ottavo, non commettere adulterio. Ottavo, non rubare. Nonno, non dire le bugie. Decimo, non concupire. Adesso un attacco. Cosa vuol dire la parola non concupire? Chi mi dice? Pensi? Non desiderare, vi aiuto. Ciò che appartiene a qualcun altro. Quindi se abbiamo studiato della misericordia di Dio, no? Abbiamo parlato di Abramo, della Sodoma, della Gomorra, sappiamo. E vorrei sapere chi andò da Abramo mentre era seduto all'ombra di un albero? Era seduto all'ombra di un albero? Il Signore. E che cosa voleva confidare il Signore ad Abramo? Che avrebbe distrutto la città di Sodoma e Gomorra. Perché Dio voleva distruggere quelle due città? Per la malvagità dei cittadini. In che modo Dio si dimostrò misericordioso verso qualcuno che viveva in quelle città? Salvando Lot e la sua famiglia. E vorrei sapere in questi giorni, il giorno d'oggi, in che modo Dio dimostra ancora di essere misericordioso? Che ci ha dato anche a noi la via della salvezza. E vorrei sapere chi è questa via della salvezza? Gesù. Gesù Cristo. E cosa ha fatto Gesù per noi? L'ultima domanda. Ci ha salvato dai peccati. Morendo? Per noi. Per noi. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Thank you.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să dea Dumnezeu ca în fiecare